linea, esatta, quella che predilige la gente, quella che può rappresentare il gusto totale delle persone che si raggruma. Abbiamo chiesto che differenza c'è tra Mondrian ed una tovaglia. Aspirano a raggiungere le condizioni di musica. L'arte è il contingente che ha valore di assoluto, il concreto che ha valore di astratto, la realtà che ha valore di fantasia. Nel combattimento tra umanità e astrazione, tra materia e spirito, si tocca un punto in cui ci si avvede d'improvviso che sono la stessa cosa. Questo punto è l'arte. Fare l'artista è da sempre un atto di innamoramento totale. L'artista è disperato, pensa alla vita e alla morte ed è fortemente innamorato di un certo alcunché. Concetti della ragione nel dominio del sentimento. Immagini, segni materiali della libertà, del pensiero, girano in tutta l'estensione del possibile, ma non demeritare del significato. Il giudizio estetico non esige alcuna conoscenza preliminare della cosa. Il giudizio artistico si forma solo attraverso la conoscenza. Un'aspirazione chiusa nel giro di una rappresentazione, ecco l'arte. Esige da chi l'esamina un certo numero di qualità. Dunque, è il porsi in opera della verità. Dai Emilio, leggi l'ultima. L'ultima? Sì. È la politica interiore di ogni individuo. La bellezza eccita invariabilmente le lacrime. Ho scelto di conservare come cosa mia tormenti di inquietudini, per trascrivere soltanto la bellezza del mondo e la gioia. Trasformazione del materiale, ed è qui il mistero, per questo io non dico faccio dell'arte, ma faccio sì che l'arte avvenga. E così pure il tempo, l'arte deve ritardare, addirittura fermare il tempo. È una lunga fatica di imitazione di ciò che si ama. Le opere d'arte che mancano di qualità artistiche non hanno forza, per quanto progressiste siano dal punto di vista politico. L'arte è dire con l'orgoglio di Fichte, io creo Dio.
Chi vive nella routine ha assolutamente bisogno del sollievo della musica e della pittura. L'arte è giustificazione del mondo, contrappeso nella bilancia tragica dell'esistenza. E fare non è solo conoscere, non è solo pensare, non è solo usare, ma è fare, costruire la coscienza con le cose. Quelli che non pongono le loro attenzioni però nelle bellezze del sesso femminile e a poco a nulla sono commossi da quelle del nostro, non hanno il sentimento del bello. Non si fischia mai troppo forte, nessuna misericordia per la mediocrità. Essa diminuisce la nostra sensibilità per le belle arti. Tutto quello che si ama diventa bello nell'arte. La bellezza non è proprio altro che l'espressione del fatto che qualcosa è stato amato. Ti bramo nordis proneo di cappello, servare o duca, cardinale o papa. Io no che poco curo, questo è quello. Un'opera che contenga teorie come un oggetto e quale è stato lasciato il cartellino del prezzo. La massa risponde in modi essenziali e rozzi alle immagini di riproduzione, ma l'arte, come se si trattasse di una questione ermetica, rivela i suoi segreti a persone selezionate, allenate a comprenderla o nate in ambito culturale che ne consente l'esistenza da un punto di vista finanziario. Scrivere per guadagnare è come mangiare le ostie per sfamarsi. Non deve essere accidentale, eccezionale, impressionista, inorganica, protestataria, pittoresca, ma al contrario generale, statica, espressiva dell'invariabile. L'ultima perfezione potrebbe consistere nel vedere l'opera senza farla. L'artista ha bisogno del... In arte le buone intenzioni non hanno alcun valore. Tutta l'arte cattiva è il risultato di buone intenzioni e non soltanto per poter dire... Per convincere il pubblico che l'arte è arte, l'artista deve mettersi in gioco, deve rischiare, essere tutt'uno con la sua opera, deve cioè offrirsi in olocausto alla falsa coscienza o all'incredulità dei disincantati suoi contemporanei. Solo per un'arte che con cui dare martellate, rammendare, incollare, limare. L'ultima perfezione potrebbe consistere nel vedere l'opera senza farlo e porsi in opera della verità, ma l'arte è l'ignoto, il bello non è se non la promessa della felicità. Sui capolavori c'è ben poco da dire, un estremo risultato di bellezza raggiunto perde il contatto con il significato delle cose, non vuole essere altro che se stesso. Un artista che vuole avere successo non è più un artista, è una persona che vuole avere successo. L'arte fa in modo... Attilettero no, tutto è stoltezza, in questa età dell'idolato sterco, e subitano nudo in pezza. È un'inutile mollezza della vita. Se alle moltitudini non è dato di goderne. Serve principalmente per chi la fa e per chi la riceve. Io non rappresento la realtà, ma solo la distanza che mi divide da essa. Shakespeare senza il ciabattino serve da alibi alla tirannia. Il ciabattino senza Shakespeare viene assorbito dalla tirannia. Non ci saranno più pittori, ma tutt'al più gente che, fra le altre cose, farà della pittura.
Il poeta è chi ispira, piuttosto che chi è ispirato. L'importante è un meno, essa è secondaria per l'essenza della poesia. Sabes que veneo tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan india me enseño a pecar. Le forme inventate contro quelle ereditate. È antidemocratica, è la forma più provocante di ineguaglianza. Il borghese desidera che l'arte sia voluttuosa e la vita scetica, e il contrario sarebbe meglio. La bellezza non è una qualità delle cose in sé, esiste soltanto nella mente che le contempla. L'arte è nobile in sé e per sé, ecco perché l'artista non teme il volgare. Ho vissuto quasi tutta la mia vita tra i disoccupati, tutte le arti sono state disoccupate a miei tempi. Oh, che dolce cosa è questa prospettiva! È veramente insensato sostenere che il desiderio dell'artista sia far sì che l'altro provi nel leggere ciò che lui ha provato mentre scriveva. Non posso accettare la distinzione fra arte buona e cattiva. L'arte non deve essere soltanto buona, ma deve essere anche del popolo. È pur sempre più facile trasformare un grande artista in un nazionalsocialista decente che trasformare un membro qualunque del partito in un grande artista. L'arte non appare che ai veri artisti e ai veri poeti. Calo del 1,62%, l'unica come detto. L'arte è iniziazione, la concezione di un'arte popolare buona per tutti è falsa. Non è l'arte che si piega, ma l'individuo che si innalza. Non penso che l'artista debba spiegare troppo, anche il pubblico deve dare il suo contributo. Y puesto que la misión más alta del hombre en la tierra es la de espiritualizar todo, es del excremento de lo que tiene especialmente necesidad. Aggressività. Competitività. Non può essere un atto di solitudine. Forse perde la sua dignità quando dipende troppo da un elemento meccanico. Per la sua esecuzione? Da questa esistenza io uscirò con un senso di disprezzo per tutto ciò che non è arte. Tutto il suo confronto è una questione di abitudine, di meccanica, di pazienza, di memoria. Esiste solo l'arte. L'idiota, a proposito dell'arte, è un uomo di regola rispettabile, laborioso. Per tutta la settimana, ogni giorno, ha sudato 7 camicie. Si può volergliene se poi vuole trascorrere la domenica come meglio gli aggrada. Tutto nella vita si può cambiare e si cambierà se noi senza vergogna pronunceremo la parola amore! In essa è la vera arte, questa è la mia tecnica, è la mia religione. Per affermare che 2 per 2 fa 5, occorre sapere che 2 per 2 fa 4. Chi sa soltanto questa seconda cosa dirà senz'altro che la prima è falsa.
mettiamo nel gioco dell'arte le forze che hanno creato e creano il mondo. Quello che impedisce all'uomo di essere Dio, non è forse questa eterna mania di imitare? Le peintre, comme le Christ, dit la messe en peignant. Il donne son corps et son âme en nourriture aux autres hommes. Il réalise, en petit, le miracle de la scène à chaque tableau. Il réalise, en petit, de la scène à chaque tableau. De la scène à chaque tableau, chaque tableau. L'arte non ha prezzo, come Dio per chi ci crede. Per chi non ci crede, invece, può essere un buon sostituto. Siamo qui, siamo? Allora, quando... Non sanno che, l'arte è una religione e che non si lotta nelle catacombe per dire che è molto carino. Mi sa che no. Ciao! Non sanno che l'arte è una religione e che non si lotta nelle catacombe per far dire che è molto carina. Dumas! Ciao! Non sanno che l'arte è una religione che non si lotta nella catacomba per far dire che è molto carino. Ormai ci siamo, andiamo via, basta. Basta. Non finire. Effettivamente, questa legge suprema dell'arte è stata ignorata anche dai migliori. Non lo so. Mondrian e una tovaglia sono esattamente la stessa cosa. Si può carezzare una tovaglia e un Mondrian difficilmente. Moi je crois, no. Via, è lì la cultura, cavolo, no, perché c'erano le domande. Shakespeare viene assorbito dalla teoria. E c'è più nascosto di una tovaglia. Che fate presto, perché sono stufa a aspettare. No, sbagliato. Basta così. Posso? Posso parlare? Posso parlare? Mondrian è una tovaglia. Boh. Aspetta che mi scaldo un po', scusa, Sì, sì, vabbè. Professione nella mano. Non so cosa devo dire dell'arte. L'arte può essere meccanica, può essere tante cose. Bueno, la differenza entre Mondrian e una tovaglia, non so, alguna avrà. Mi sembra insignificante. Che sono la stessa cosa. Una tovaglia è stropicciata. Che una tovaglia la si guarda in orizzontale, mentre Mondrian la si guarda in verticale. Quasi. Che differenza c'è tra un Mondrian e una tovaglia? Non ho avuto il tempo di pensarci. È una pizza con prosciutto. Possono essere tranquillamente una manifestazione dell'arte. Un'attrice di varietà. Sì, la vera. No, ma io parlo del 30... Prima della guerra. Non si fischia mai troppo forte, nessuna misericordia per la mediocrità. L'artista serio non asseconda la legge della domanda e dell'offerta. Ah, ho capito. È difficile trovare, molto difficile trovare la linea. Esatto.
quella che predilige la gente, quella che può rappresentare il gusto totale delle persone e che si raggruma. Ma cosa vuol dire? Niente, voleva solo farci tante belle citazioni. Si chiama Nordis Proneo di cappello, serva re o duca, cardinale o papa, io non ho poco puro, questo è quello. Tecnicamente è penoso. L'audio fa schifo, le luci sono inesistenti, le immagini tremano. Sarà pure fatto senza soldi, però un minimo. Però mi sembra che sia anche un po' contro il razzismo, no? C'è il nucleare, c'è la guerra, la fame nel mondo. Secondo me un premio lo prende. Arti lettere o no, tutto è stoltezza, in questa età dell'idolato sterco. Che subito l'ulco indica il farti lettere o no, tutto è stoltezza, in questa età dell'ignorato sterco, che subito l'ulco indica pezza. Arti lettere o no, tutto è stoltezza, in questa età dell'ignorato sterco, che subito l'ulco indica pezza. Brama nordis proneo di cappello, serva re o duca, cardinale o papa, io non che poco puro, questo è quello. Brama nordis proneo di cappello, serva re o duca, cardinale o papa, io non che poco puro, questo è quello. Brama nordis proneo di cappello, serva re o duca, cardinale o papa, io no che poco puro, questo è quello. Arti lettere o no, tutto è stoltezza, in questa età dell'idolato sterco, che subitano l'urco in pezza. Arti lettere o no, tutto è stoltezza, in questa età dell'idolato sterco. Arti lettere o no, tutto è stoltezza. Arti lettere o no, tutto è stoltezza, in questa età dell'idolato sterco, che subitano l'urco.